Purtroppo non è cambiato molto, nel senso che dalla famosa frase bad bugs, no drugs, non è cambiato molto. La ricerca scientifica non ha prodotto il farmaco in grado di assolvere tutti i nostri peccati. E quindi probabilmente non dobbiamo aspettarci dalla ricerca scientifica che tiri fuori dal cilindro un farmaco universale che superi tutti i problemi di resistenza. La vera partita della ricerca è quella accanto comunque allo sviluppo clinico di molecole più aggiornate e più efficaci nel confronti di specifiche popolazioni microbiche. La vera partita è quella di cercare di capire quali possono essere le modalità di utilizzo migliore di quello che già abbiamo, sia in termini di capacità di sfruttare al meglio le caratteristiche delle singole molecole, sia in termini di governo della gestione di queste molecole, per risparmiare un pochettino quella pressione antimicrobica che abbiamo esercitato negli ultimi 70 anni e che è sicuramente una delle variabili più forti nel condizionare l'attuale andamento delle resistenze. Non credo che sia del tutto corretto parlare di incentivi necessari. In realtà una delle cause che probabilmente ha condizionato la corretta applicazione delle misure di igiene delle mani e di lavaggio delle mani nel nostro paese è stata probabilmente il pensiero che per adeguarsi dovessero essere approntate misure organizzative particolari e dovessero essere rese disponibili risorse particolari. In realtà l'igiene delle mani, soprattutto se pensiamo a quella mediante l'utilizzo di gel idroalcolico, deve diventare una normale abitudine quotidiana, un automatismo nell'applicazione di misure di sicurezza, né più né meno come il mettersi le cinture di sicurezza quando ci si siede al volante. E il messaggio che deve essere ben recepito e fatto passare è che l'igiene delle mani è un'operazione appunto che deve diventare abituale e contestuale anche a altre operazioni che si fanno durante l'assistenza, quali camminare, parlare, ascoltare, leggere, e non richiede quindi necessariamente tempi di lavoro allungati. Ma credo che l'asso nella manica sia la forte qualità dell'organizzazione a livello centrale e il forte coordinamento tra tutte le varie figure professionali coinvolte nel problema delle malattie da infezione. Questo è veramente qualche cosa che ha fatto alzare il livello di cultura generale e che ha creato la cultura della condivisione, della multidisciplinarietà, che secondo me è la vera arma vincente. Sulla scorta di questa filosofia viene la delibera 318 del marzo del 2013, in cui la Regione Emilia-Romagna legifera che ogni struttura ospedaliera si doti di un referente per l'infection control, cosa che c'era già prima, ma soprattutto si doti anche di un referente dell'antimicrobial stewardship, cioè di qualcuno capace di governare la gestione dei farmaci antimicrobici. E questa è una delibera che ha una grossa valenza culturale, che ha anche una grossa valenza operativa, perché finalmente si pone a livello centrale il concetto che la gestione della terapia antibiotica deve essere messa nelle mani di professionisti e non può essere lasciata troppo al libero arbitrio. Probabilmente l'azione nel controllo dell'infection control della Regione Emilia-Romagna è stata favorita ed è favorita tuttora da una prevalenza nell'organizzazione delle strutture sanitarie di grosse strutture pubbliche che sono coordinate dai servizi centrali, nell'ambito dei quali sicuramente ha un ruolo importantissimo l'azione dell'area a rischio infettivo
operativo del gruppo dell'area a rischio infettivo coordinato dalla dottoressa Maria Luisa Moro, che opera presso l'Agenzia Sociosanitaria Regionale. Sono già diversi anni che sono organizzati da questo gruppo azioni di centralizzazione del controllo e della sorveglianza dell'antibiotico resistenza e dell'epidemiologia delle infezioni ospedaliere, e che vengono organizzati nell'ambito di queste azioni incontri periodici fra microbiologi e infettivologi, che sono riusciti nel tempo a creare effettivamente uno spirito comune di azione regionale in questa emergenza.